Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi finalmente iniziamo la serie dedicata alla smartina 453 di mia sorella e andrò, come avevo già anticipato nel video precedente, vi lascio il pop-up qui in alto a destra che vi riporta all'unboxing e come dicevo precedentemente andrò a cambiare tutte le luci della macchina o perlomeno tutte quelle che mi ha mandato Xenon per tutti. Vi ricordo di seguire Xenon per tutti, lascio tutti i link in descrizione. Inoltre se avete problemi o comunque informazioni riguardo a tutte le luci a catalogo 2019 potete scrivermi tranquillamente a me che vi darò le informazioni che vi servono. Detto questo, in questo video andrò a cambiare le luci targa. Le luci targa sono veramente plug and play, ora ve le faccio vedere. Eccole qua, base dietro la placchetta in alluminio con tutti i vari LED, veramente S-LED, ovviamente chipset S-Lux, S-1000 Kelvin, Cambus, quindi praticamente noi togliamo la placca di serie con la lampadina alogena, stacchiamo il cavo, attacchiamo il cavo e mettiamo queste. Operazione da un minuto e ora lo vedremo insieme. Ok ragazzi, allora vi faccio vedere prima com'è la macchina. Abbiamo la luce targa gialla, una non è funzionante, ci sono entrambe ma una non è funzionante in quanto penso che sia fulminata, mentre quell'altra abbiamo la luce gialla, effetto bruttissimo, luce poco luminosa e sul bianco sinceramente è proprio brutto. Quindi vi faccio vedere subito come si va a rimuovere la luce targa della Smart. Con un cacciavite piatto andiamo a inserirlo nella fessura che ci troviamo sulla targhetta della luce targa, ovviamente l'operazione va ripetuta per entrambe. Infiliamo il cacciavite piatto, c'è un gancetto che dobbiamo premere verso destra e nel frattempo tirare giù la targhetta. Ho avuto qualche complicazione perché avevo l'asciugamano che faceva spessore, quindi sfiliamo la luce, poi abbiamo il connettore. Quella linguetta, si vede benissimo, va premuta e si sfila il connettore. Così facendo abbiamo rimosso la luce targa della Smart. Qui cambiamo la placchetta intera con quella fornitaci da Xenon per tutti. Base in alluminio, chipset LED S-Lux, certificazione E4, 6000 Kelvin, tanta roba, plug and play. Infiliamo il connettore, molto semplice. E facciamo la stessa cosa, va inserita prima verso destra e poi messa la parte dove c'è il gancio della placchetta. Anche qui avevo il maledetto asciugamano che mi dava un fastidio raro, comunque sia con qualche complicazione dovuta a questo asciugamano sono riuscito a mettere la luce targa e voi non avrete sicuramente questi problemi. Ecco, l'effetto è stupendo. C'è da vedere il body computer, nessun errore, importantissimo, 100% Cambus. Questo è l'effetto veramente fantastico, luce bianco pura, bianco lunare, veramente bello, 6000 Kelvin precisi, guardate quanto è bianco, poi sulla vernice bianca è ancora più fantastica secondo me. L'intensità luminosa è assurda, cioè ho notato che quando faccio manovre in retromarcia di notte solo con le luci targa ci vedo meglio, cioè assurdo raga, assurdo proprio. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Inoltre mi stavo scordando, per quanto riguarda lo sconto scrivetemi direttamente a me e così vi faccio il prezzo scontato sulle luci targa, ma non solo sulle luci targa, qualsiasi luce che sta fornita sul catalogo di Xenon per tutti, per qualsiasi auto scrivetemi. E quindi possiamo concludere qui il video, seguitemi su Instagram, Mitch Tuning, seguite Xenon per tutti, lasciate un commento, lasciate un mi piace, ciao a tutti ragazzi.